carissime amiche e carissimi amici, bentornati, non so perché alzo le mani, bentornati sul mio canale. Oggi è stata una giornata molto, molto, molto stanchevole, da stamattina che non faccio altro che fare pulizie in casa. Abbiamo messo io e mio marito la rete intorno al condizionatore perché io ogni mattina dovevo stare a pulire il balcone perché trovavo sempre delle belle sorpresine dagli amati piccioni e uccellini vari, e quindi abbiamo pensato di mettere qualcosa che andasse a ricoprire completamente il motore del condizionatore, poi chiaramente smontato, tutto pulito, pittato e poi messo questa rete. Mi sento non stanca, ma di più, si vede anche dal viso. Adesso, anche se oggi è una giornata fantastica, oggi è sabato 25 marzo, però in casa fa freschino. Io tra poco, appena finisco di far vedere quello che ho comprato, quello che ho comprato di detersivi, mi vado a fiondare in vasca shampoo e doccia, anzi shampoo e bagno. Vabbè, tralasciamo questo dettaglio. Questa busta io ce l'ho da un 3-4 giorni avanti avanti, perché dovevo farvi appunto il video. Più c'è questo rotolo asciugatutto, Purple Zen Humus. Questa volta ho comprato un po' di detersivi dalla Coop. Siamo andati io, mio marito e mia madre all'Ipercoop, io la mi sono trovata e ho comprato le cose che comunque mi servivano. Ho comprato il rotolone, lo scontrino, chissà che fine ha fatto, perché era spesa anche di mangerecce, di cose mangerecce. Comunque questo qua sull'1,40 giù di lì. Vediamo che cosa ho comprato. Le mie promesse, cioè le promesse che io faccio a me stessa, sono sempre promesse fasulle. Che cosa ve lo dico a fare? Ho comprato un altro Lenore Elisir. Questo è Sogno di Calabria. Allora, perché l'ho preso? L'ho preso perché all'Ipercoop questi Lenore Elisir in diverse fragranze, c'era la Toscana, la Sardegna che ho già preso, Calabria, non mi ricordo un'altra profumazione che adesso non mi viene in mente, comunque erano in offerta a 2,21 euro. Quindi io sinceramente l'ho trovato a quel prezzo e l'ho voluto prendere, anche se di ammorbidenti ho ancora il Fabuloso, l'Alba, ho questo qua, Sardegna, cioè Elisir sogno di Sardegna, ho preso anche questo qua. Io chiaramente poi vi farò una comparazione, un video comparativo tra i due, e vi farò sapere com'è anche questo. Il profumo è spettacolare, buonissimo, lo proverò e vi farò il video. Quindi 2,20 euro, sinceramente era un prezzo abbastanza fattibile, perché io di più ho come l'altro 2,75 euro, io sinceramente non li vado più a spendere. Poi ho comprato il detersivo per i piatti che io utilizzo da una vita e che vi ho sempre consigliato, secondo me è uno dei migliori perché è bello denso come detersivo e a me piace tantissimo. Questo qua costa sull'1,39 euro, però è veramente ottimo, quindi se in caso andate alla Coop prendetelo, perché veramente io ve lo straconsiglio. Poi ho preso un altro prodotto, poi vi lascerò anche il video,
che io trovo soltanto alla Coop o Ipercoop ed è il vero alcol a 90 gradi, cioè disinfetta veramente, ma il profumo di questo alcol io non l'ho mai trovato in altri prodotti, è un alcol che vi profuma tutta la casa. E poi comunque ha la stessa, vabbè, sto proprio a scioccare, ha la stessa, lo stesso potere dell'alcol classico, quello che si fa nei punturi per intenderci, però questo qua è un capolavoro. Io ho un anno fa, 2 anni fa circa, lo scoprì grazie a mia sorella. E da allora, quando mi capita di andare all'Ipercoop e lo trovo, lo devo prendere. Questo qua costa sull'euro 38 più o meno ed è ottimo. Ed è però nella versione, questa è la versione piccolina. Vabbè, questo qua, se non l'avete mai provato, prendetelo perché vi garantisco che la casa profuma in una maniera incredibile e poi disinfetta. Poi ho preso un po' di spruzzini, vabbè, questo è un altro, questo è un sempre di casa Coop. Io mi trovo benissimo con i prodotti Coop. Questo è un disinfettante multisuperfici, elimina fino al 99,99% di batteri e funghi, quindi non è un igienizzante che sì, l'igienizzante ti toglie lo sporco, punto. Questo è un disinfettante, che è diversa la cosa. Volendo si può anche utilizzare per i pavimenti. Buonissimo l'odore, molto fresco, non è come il classico Lysoform, molto buono. Io chiaramente lo devo provare e poi vi farò sapere. Pagato sull'euro 50, non va oltre, però veramente il fatto che è disinfettante ed è anche un presidio medico-chirurgico che sta qui, quindi io preferisco più che acquistare diciamo, il detersivo igienizzante. Che igienizzante non è pari a disinfettare, igienizzare è soltanto pulire. Quindi, se posso prendere qualcosa che mi va a disinfettare, io sono molto più contenta. Poi, sempre di casa Coop, più o meno quello è il prezzo, ho preso questo multiuso con candeggina, sempre ottimo per lavare i sanitari. Lavello, piano couture, quel che volete utilizzare, utilizzate. E quindi, siccome i prezzi di questi spruzzini sono prezzi comunque accessibili, non sono perché addirittura se avevo già preso in mano la mucchina che stava in offerta a 2,20 euro, una cosa del genere. Però sinceramente sì, la mucchina sicuramente è un ottimo prodotto, però se noi andiamo a prendere diciamo risparmiando quelle 80 centesimi, andiamo a prendere un disinfettante multisuperficie, comunque ottimo, non c'è bisogno di avere per forza il nome a mucchina. E poi come ultimo prodotto ho preso questo ACE Igiene Casa crema gel protezione per la casa. Io ho questi detersivi qua, che cosa ve lo dico a fare, li amo soprattutto dove sta la candeggina. Io se devo lavare i sanitari li devo lavare con questo, o con lo smac gel con candeggina, o il bref, tutto quello che riguarda e quello che contiene all'interno la candeggina. Questa è la busta, finalmente li posso mettere a posto, no, anzi, prima di mettere a posto tutti questi detersivi, devo fare un altro lavoro che mi tocca purtroppo. Io ogni settimana vado a lavare il sottolavello. Tolgo tutto, pulisco,
la vaschetta che contiene diciamo la spugnetta dei piatti la vado a disinfettare con la candeggina e acqua bollente perché insomma tutte quante sappiamo che le spugnette per i piatti sono un ricettacolo di batteri, di funghi, di tutto e quindi vabbè la spugnetta dei piatti va buttata ogni settimana, almeno io faccio così, ma neanche la faccio arrivare proprio che il verde della retina deve arrivare proprio a essere giallo perché è stata consumata. No, io ogni settimana prendo la spugnetta e via. Addirittura, anche se mi capita prima della settimana che la spugnetta si va a sporcare di formaggio che rimane appiccicata nel piatto, a me fa schifo. Cioè, tu puoi sciacquarla quanto vuoi sotto l'acqua corrente, l'acqua bollente, però comunque rimangono sempre quei pezzetti. A me fa schifo vedere certe cose. Io purtroppo sarò una consumatrice di spugnette, però io la prendo e la butto e prendo l'altra nuova. Quindi ogni settimana va assolutamente sostituita, cambiata. Un attimo che vi faccio vedere così. Allora, io praticamente in questa vaschetta dove conteneva all'interno le pods del Dash ho appoggiato il panno per la cucina, la spugnetta e poi ho questo qui che vi feci vedere per fare i bruciatori, per fare qualcosa, per esempio il fondo delle pentole. Quindi che cosa faccio? Tolgo tutto da dentro, vado a mettere acqua bollente e candeggina, faccio stare, poi vado a sciacquare e poi vado a togliere, vado ad asciugare e vado a rimettere tutto dentro. Questo è un lavoro che faccio ogni settimana e quindi prima di andare a mettere i nuovi detersivi a posto, altri li metto pure fuori perché poi non andrebbero tutti. Io faccio questa operazione ogni settimana, smonto tutto, pulisco, disinfetto e poi vado a rimettere, che poi non trovo niente, è la mia fissazione che devo andare a pulire. Quindi prima di andare a mettere questi detersivi, devo fare assolutamente questa operazione di pulizia sotto al lavello. Bene, spero che questo video vi piaccia una volta online. Un bacione e alla prossima, vado in doccia. Ciao!